dobbiamo assolutamente liberare quel Growlithe. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati nel 12° episodio di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, Crazy Randomizer, sempre accompagnati dai nostri boys! Bentornati ragazzi! Yeah! Siamo carichissimi oggi perché andremo non in una, non in due, ma ben 3 isole. Dobbiamo recuperare una bambina che è stata, diciamo, rapita da Ipno. Cosa significa, scusa? Adesso non ridere, sappiamo benissimo cosa è successo in quel bosco, quindi silenzio. No, no, Fede, no, no, non lo so. No, che è successo? L'ha rapita, è stata là, l'ha addormentata, è rimasta là, che devi fare? Ah, sì, sì, sì. Per capire, per capire. Va bene, ragazzi, ci può stare. Mi raccomando, prima di iniziare, un mi piace, un commentino, l'iscrizione per la dose di Tongs, che come sempre ci spacca completamente. Che bomber! Che bomber, ragazzi! Che bomber! Allora, 6 a 2, quante monetine spina il team verde? Team Tongs. Almeno un paio, Tongs, perché 3. dobbiamo assolutamente liberare quel Groudon, ragazzi. Team Tongs, 3 monetine, quindi? Aspetta, prima spinna la prima. La prima e poi si decide. Allora, io dico che oggi Alisetta o... come si chiama? Lisetta? Cristetta? Come si chiama lei? Lisetta. Antonietta. Mia zia si chiama Antonietta. Va bene, chi la salva? Uno. Una moneta. Si è salvato così. Va benissimo. Va benissimo. Ragazzi, ma che cazzo sta succedendo in questo episodio? 2, 1, let's go! E vediamo un po' la ruota. Dice... Vai Fede, spinna bene. Libera 2 Pokémon per il team rosso. Bene. Apposta, ragazzi. Apposta. Groudon. E Groudon si portaci in Champions League. Davvero? È il momento. Sì, sì, il libero abbiamo il team rosso. Quindi io. Ciao, ragazzi, me ne vado. Cioè, è stato un piacere. Non è possibile. Non può essere, Fede, non può essere. Pronto, vorrei prenotare un pernottamento, sì, sulle rive del lago Duria, grazie. Quindi Groudon. Addio Groudon. Ma noi abbiamo la vita l'erba, ragazzi. Ma noi riliberiamo Groudon. È vero. Quindi lo devo salutare, Groudon, eh? Mi sa di sì. Era destino, Axel, lo vedi? Vita l'erba usata, niente. Addio Groudon, addio! E pacca sulla spalla. Addio Giorgione, sei stato un grande amico. Io faccio libera direttamente, ragazzi. Groudon, hai fatto il bravo Pokémon. Va bene, quindi ragazzi, Bill ci sta aspettando e sta appeso già il terzo caffè. Bill stia calmo perché noi dobbiamo rispinnare, quindi... Anzi, Dlaza, glielo puoi dire te? Guaglio, che è successo? Hai liberato il Pokémon? Hai perduto il Pokémon preferito? 3, 2, 1, let's go ancora! Dai. E esce, attenzione! Oh, liberato il Pokémon preferito. Attenzione, perché sono pronto, ragazzi, a tutto. E la Madonna. Libera 2 Pokémon per il team verde. Non è vero. Ok, dobbiamo scegliere noi, però. Ma scegliamo noi. Scegliamo il mancamento che stavo per avere. Il mancamento che stavo per avere. Equilibrato come dovrebbe essere. Non credo. Guarda, io libero questo Plazole che non credo serva. Quindi, ciao Plazole. Vabbè, si fa pari con Groudon, dai. Vi ricordate l'Eevee che ci hanno regalato in diverse città fa? Quell'Eevee deve essere shiny o è? Assolutamente no. Perché è un Eevee shiny allora? È perché c'hai culo, evidentemente. Perché l'ho citato. Eevee shiny. Quante monetine per chi trova lo shiny? Ma è contro di noi, ma stai zitto, Dani, no? Vabbè, io ragazzi, se fossi in voi partirei. Allora, si va da Bill, ok? Vabbè, ragazzi, noi impendiamoci, ma non troppo, tanto vince Axo col suo Groud. Ah, no. 3, 2, 1, vai. Mi ha fatto aspettare un sacco! Come Fede? Posso disturbare un attimo Tongs? Guarda la barca, hai visto quanto è andata veloce? No, Federic! È motore nuovo, motore l'ho nuovo. Fatto anch'io, ho il motore nuovo. Ma basta, ma siete tossici! Oh Bill, metti il per culo, corri! Oh, guarda, Hai visto? È corso, Oh, ma siete proprio dei bari, incredibile. Comunque ufficialmente la serie è andata in caciara all'episodio 12. 12. Il mio scambio preferito è: oh, vai al motore nuovo. E allora anch'io il motore nuovo. Sì, è una cosa molto da... Sì, Poketons, c'hai 12 anni, sì. Però anche Fede. Aspetta che devo chiamare lo psicologo, sì. Un attimo, ragazzi. Pronto? Psicologo? Pronto? Ha
No, sono andato a Primisola. Oh, hai visto il motore nuovo? Ma cos'è sta storia del motore nuovo? No, 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 adesso io non lo sto usando più il motore nuovo. Drake, c'ho un problema con Tonks, il solito. Non... Sono problemi di coppia? Sì, problemi di... No, di coppa. Di coppa. Io basta, attacco. No! Perfetto, perfetto. Allora, io sono a Secondisola. Chi è con ma me? In tutto ciò, anch'io. Ragazzi, non abbiamo detto quanti mi piace dobbiamo prendere. Giusto, giusto. Ben 14. 95. E allora, dato che c'è, Dani, magari nel caso, no? No, specifica, Dani, se vuoi, il codice sconto dell'Arts. Certo, ragazzi. Allora, se vedeste la mia libreria, non la potete vedere perché è coperta, ma se la vedeste, vedreste che è piena di materiale Pokémon del Federic Store. Se guardate il mio portafoglio, ogni volta dopo che ho spammato il materiale del Federic Store vedrete tante altre belle cose. Ma quello che vi voglio far vedere oggi non è nulla di tutto ciò. Quello che vi voglio far vedere oggi è che c'è una splendida opportunità per voi. Quanto culo avete ad essere nati nel 2021-22, perché potete usufruire di fantastici codici sconto di noi youtubers che vi invoglieranno a comprare tante cose, tipo questa che ho qui sulla scrivania, me la sono preparata da prima. Sì, del maestro oggi, di Larz Boy. Sono fantastico! Sono il nuovo Mastrota, inchinati, Pardini, eh? Tu cosa hai fatto, A parte vincere dei tornei di Pokémon, Voglio allora la batteria di pentole con un centimetro almeno di acciaio inossidabile. Fede, tu però hai fatto una cosa brutta, me ne sono accorto solo adesso. Io per farmi fare sta cosa ho smesso tipo di giocare per un attimo. No, Fede! No, ero arrivato tipo a Tersisola, stavo andando alla grande, poi mi sono fermato per far vedere la cosa del Federic Store. No! Dannazione! Per quella volta. Fede, ma non avevamo detto prima della serie che le sponsor le facevamo fare più a loro del Team Verde per farli tipo smettere di giocare, per rallentare? Sa che sei dimenticato. Cioè, tu me la fai fare a me che lo sai che poi la prendo talmente sul serio che poi praticamente, cioè, vado pure a cambiarmi l'abito mentre registriamo. Hai per farla. Hai perfettamente ragione, smoking. Sì, la fai fare a me che lo sai che sono anche troppo professionale. Lava le magliette tutte le volte. Comunque lasceremo fare tutto ad Ax, vai. Io ho appena battuto il primo centauro. E Fede, in realtà ti ricordo che io non ho più Groudon. Stavo giusto dicendo che la vita non è così semplice senza Groudon. Soprattutto se ti mandano Regirock come primo Pokémon. Vai Tonks, vai. Sto andando avanti, spiano. No, vai, vai, dico, di. Apparso Regirock. Ah, è apparso Regirock. Regirock. I signori, io ci ho lasciato Piero. È morto su cosa? Terenza. No! Piero. Ah, che Piero! La ruota gira, Pardini! Sì, vabbè, sono comunque felicissimo di un Crobat per un Groudon, quindi... Guarda che il karma gira, Pardini. Oggi perdi Crobat, domani ti rubano l'automobile. Ah, una punta del 2008 e sa di cane? No problem. Vabbè, ma può sempre sono, far comodo. Non sono mica Pardini 95 Ita, io qui, A me ieri mi hanno sfondato la macchina, fai tu, quindi... Wow. A me e alla mia macchina mai successo niente, anche perché non ce l'ho. Pardo, sei contento? Rischia di morirmi anche Regice perché sto cercando di fare in fretta. Tonks, mi sa che non stai andando bene, vero? Dai, ma mi ha succhiato tutto, Belif, mannaggia lui. Che stai calmo, scusa. Stai calmo. No, zì, mi ha fatto assorbimento, Cristo Dio. No, Fra, serio, racconta tutto chat privata, no, Fra, che beh, vedo che ti ha fatto un PS, maledizione. Zì, ha succhiato male, che ti devo dire. Ah, io corro, provo a correre. Vai, corri, Gravier, corri. Ragazzi, che centauro siete, Che centauro siete? Al io terzo. Ho finito i centauri. Io ho finito. Ma va a cagare, Pocketonks. Va bene, però... anche pure io sono al terzo, sei contento? Quindi chi c'è davanti? Fede. Tu, corri! Sto correndo, ma non so dove devo andare. Non me lo ricordo. Io sto al bosco. Come già al bosco? Fatto, raga? Fede, ma dalla tua visuale vedo che passi attraverso gli alberi e gli edifici. Come fai? Io sto girando normale, ragazzi. Di tanto mi scappa il dito sulla Y. Ma non è che voglio fare... Però... Che tegame che sei. No, non è vero, non ho fatto niente, ragazzi. Infatti mi sono fermato prima un po' di secondi perché avevo usato il moto schifo nuovo. E ragazzi, io non so, sto andando avanti, non mi ricordo manco la strada. Oink, oink. Oink, perché oink. Hai fatto il verso oink, del maiale? Oink, oink, oink. Oink, oink.
Posso dirlo? Mio episodio preferito personalmente. Sì, sì. Questo? Anche per me, ragazzi. Questo è il mio episodio preferito. È insuperabile questo episodio. Poi diteci anche voi nei commenti cosa ve ne pare. Ma io penso che siamo tutti d'accordo che fino a questo episodio questo è il migliore. Ma perché Pardini Francesco pensa che questo sia il migliore? Ma non lo so. No, io per il content Pardini perché è un maledetto. No, non me lo spiego, Pardo. Non mi sembra che tu abbia trovato qualche Pokémon raro. Non ma riesco sarà a capire. Per l'interpretazione di Cannavacciuolo. Ti è piaciuto? Ho sbagliato strada, sì. Sono un deficiente. Gravier, vai. Sto correndo. Vabbè, raga, l'ha presa Fede. Lui e il suo motoscafo. Mi sono pure fermato. Ah, io ho trovato la bambina. Vai in fretta, sconfiggi. Anch'io. Papino, vieni a salvare. Papino. Vai, terremoto. Geloraggio. Dai, vai. Trito. È morto. Ho vinto io, mi spiace. Io voglio vedere al secondo del video chi l'ha battuto per primo. Famoglielo fa, ragazzi. Su, vabbè, poverini. Ci rifaremo a coso, dai. Giovanni. Poverini, c'hanno il doping e noi si vince lo stesso. Ah, certo. Comunque, ragazzi, il giorno che Federic farà una puntata senza Salamence mi faccio biondo, eh. Axo, io ti giuro che mi sono fermato prima. Non è colpa mia. Non devi convincere me. No, Federic ha guadagnato un minuto e mezzo e si è fermato 5 secondi. Voglio dire, alla fine. giusto. Si è anche fermato, no? No, io se fossi in voi, se volete, mi andrei a catturare un po' di Pokémon allora. Anche perché abbiamo tipo 7-8 catture da fare, quindi. Ma io manco nel bosco sono entrato ancora. Aspetta, ma se Sidra l'ho già catturato, ragazzi, devo catturarne un altro di Pokémon, giusto? Eh sì, ok. Io sono in riva del tesoro. Ah, la riva del tesoro è quella in basso. Oddio, ho trovato Machop, il tuo Pokémon preferito, Tom. Che bello. Brucialo. Ma come brucialo? No, questo va dietro nel team. Chiamalo Poketonks. Sì, infatti, Poketonks. Prova a chiamarlo Poketonks. Io giuro che me ne vado via. Chiamalo Poketonks. Nome intero. Chiamalo proprio Poke cognome Tonks. Non solo Tonks. O Poketonks lo chiamo. Aspetta un attimo. Come cambia? Ovetto. Solo la lettura. Solo puoi il modo in cui aspetta, lo legge. Aspetta, Poketonks. Aspetta, Oppure Poketon X. Poketon X è bello, Poke Antonio. Eccolo, Poketonks. Poketonks. Tonks, scusa, mi diverte l'idea di sentirti piangere. Adesso mi spiegheresti perché non hai vinto tu questa monetina? Perché mi ha visto un'allenatrice opzionale mentre mi giravo. Lui è bravo, almeno non ha detto del motoscafo. Perché sa. Non sono anch'io motoscafo, quindi. Ha usato anche lui! Non hai sentito quando ho detto lo usi? Me lo uso anch'io. Ah, sì, prima, Poketonks, quando ho fatto la classica cosa. La cosa da seconda, sì, l'ho già detto. Mi ho catturato un Grovyle adesso. Grovyle sembra quasi un nome che potresti dare te, Grovyle. Detto senza cioè con meno senza vocali possibile. Esatto. Ok, ragazzi, non avrei mai potuto vincere la corsa per arrivare da Ipno perché c'è da accorciare molto facendo taglio e io non ce l'ho e sto allungando. Ah. Ecco la bimba, moneta per me, vero raga? Monetina? Sì, grande Dlarz. Visto, ce l'ho fatta. Chisellino come nome mi piace. È dedicato a me, grazie Federico. Ragazzi, io qua sto facendo un po' di catture, Weedle, Machop. Anch'io. Sì, anch'io. Adesso catturo. Non sono affatto adesso da Lisetta, ragazzi. Ma mi avete nerfato troppo togliendomi Groudon. Sono arrivato adesso da Lisetta. Entro il prossimo episodio mi faccio uno squadrone della morte che vedrete. 5 Kyogre nel team. Ah, parlando di Grovyle e Sceptile, Gravier, come chiamo questo Sceptile? È femmina. Scatprap. Ok, quindi adesso che abbiamo fatto tutti quanti la quest della bimba, possiamo. Però tu l'hai fatta per primo, No, ragazzi, io mi sa che mi vado a prendere coso. No, Mudkip, no, c'ho già Swampert, ragazzi. Non posso metterlo, cioè non posso catturarlo. No, non puoi, è species close. Qua è solo Dunsparce si poteva trovare, quindi è stato randomizzato in Mudkip, vero? Non c'erano altri Pokémon. No, aspetta, controlla perché potrebbe esserci anche qualcun altro. Io stavo per perdere anche Polly. Ah, no, nella grotta mi sa che non ci sono Pokémon. No, nella grotta mi sa che non ci sono Pokémon. No? Ok, allora vado nell'erba fuori a vedere se c'è qualcosa. No, nell'erba fuori c'era solo Mudkip. Per te, a me invece c'è Cicorita. Ma pensa a te, maledetto Armaldo. Oh, che bello, Lanturn. Io adoro Lanturn. Che schifo, Cristo. No. Che schifo, Cristo. Un D
disprezzo incredibile. Madonna, ma che è sta cosa? Ce l'ho già fatto, ragazzi. Ma sì, ma sto tipo qua c'ha due palle in testa e mi ha fatto doccia scudo. Ma che gli devi dire? Dai, su. Lascialo perdere, fra. Lascialo perdere. Fuga, fuga, subito. Hai ragione. Vabbè, mi guardo la Poké TV mentre vi aspetto. Ma perché? Ma non devi fare qualcosa tu, giusto per capire? Io le catture me le sono saltate, quelle nei percorsi qua, perché stavo rushando e quindi ho skippato, ma sono usciti Pokémon brutti. Ragazzi, ma vi immaginate se trovassi Groudon adesso nell'acqua? Cioè, sarebbe incredibile. Comunque, nel bosco c'era Hypno, ma non vale Hypno come... No, perché è una lotta obbligatoria che non è... Puoi catturarlo, ma non sì, conta. Sì, potresti, però. No, non conta. Nessuno cattura quell'Hypno. Poi non è randomizzato, quindi. Ma perché si trova nell'Hypno come... Sì. Si trova anche selvatico, sì. Ah, e adesso lo dico. Tutti i puntini scuri che vedete per terra sul bosco sono oggetti e sono randomizzati. Oh, ragazzi, però... non è possibile. Sì, sì. Ragazzi, non è possibile. Ho trovato in questo episodio Weedle, Rattata e Machop. Ma che è? Il primo percorso? Questo perché ha catturato Machop. Vabbè, niente, devo uscire quindi. Esco da questo. Va bene, ragazzi. Boh, allora io direi che per questo episodio ci possiamo... Ci sta. Ci possiamo anche saluziare. Io ritengo che il punto... Io ritengo che la monetina sia stata un pochino rubata, ma... Non penso. Vabbè, non il penso VAR no. dirà chi ha ragione. Ho trovato Machop e Poketonks. Mi raccomando, okay. Poldo, per la sincronizzazione dell'episodio millimetrica, cioè non deve essere fuori sync, altrimenti letteralmente non rallenta lo schermo di Gravier che si vede che va a 2 fps. Esattamente. Poldo lì tipo yes honey. Poldo, percentuale più alta, io te lo dico. Io dico solamente che un Delibird selvatico stava per farmi fuori Dragonite con Bora. Fortunatamente è il Dragonite che uso per usare le MN, però. Perché era così tronfio come l'avvocato Poketonks? Fortunatamente era il Dragonite che usavo per le MN, però. Non l'ho fatto così. Non lo so. Madonna, miglior episodio. No. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.